Presente l'Inter, ma Lautaro Martinez non dimentica il Racing e ha detto che sarebbe un sogno tornare. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti ad un'altra notizia dall'Inter. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati ogni volta che escono nuove notizie. Qui, lasciate già il vostro mi piace all'inizio del video. Andiamo, Lautaro Martinez, in un'intervista a Aries Vienna, spiega: i 2 anni fa non avevo nessun titolo, ora ne ho 7. Voglio crescere ancora. È uno degli attaccanti più forti e completi del calcio mondiale e dallo scorso 18 dicembre può vantare anche il titolo più importante a cui un giocatore può ambire, quello di campione del mondo. Lautaro Martinez, 25 anni, sta vivendo la fase più importante della sua carriera. L'attaccante dell'Inter ne ha parlato in un'intervista agli ESPN, in cui ha ricordato, tra l'altro, l'epica finale di Qatar 2022 che ha visto l'Argentina vincere ai rigori contro la Francia. Una partita impressionante. Abbiamo dominato per 80 minuti. È stata la nostra migliore prestazione ai mondiali. Tra l'altro, contro un rivale fortissimo. Poi è finita che siamo andati ai rigori e abbiamo sofferto. Vincere così ci ha fatto raddoppiare il valore. Ricordo la difesa di Martinez. Se quella palla fosse entrata, sarebbe stato un duro colpo per noi. Non volevamo andare ai rigori. Ma poi ci siamo andati e la fortuna è stata ancora dalla nostra parte. Ehi, nerazzurri innamorati, lasciate il vostro like al video e iscrivetevi al canale. Grazie. Ogni giocatore mira a vincere la Coppa del Mondo durante la sua carriera. È qualcosa che passa alla storia. Era il nostro sogno e l'abbiamo realizzato. Abbiamo sofferto tanto e ce lo meritiamo tutto. Lautaro Martinez non è riuscito a competere in una Coppa del Mondo importante. Ho avuto un problema alla caviglia, ma per fortuna Julian Alvarez è riuscito a dare alla squadra tutto quello che io non potevo dare. Ho cercato di dare il mio contributo e di fare del mio meglio. L'importante era che vincesse l'Argentina. Ero già infortunato in Italia e l'ho detto a Scaloni. Mi ha solo detto di riposare e non sono mai riuscito ad allenarmi al meglio. Quello dell'attaccante dell'Inter inizia ad essere un record importantissimo. 2 anni fa non avevo nessun titolo, ora ne ho 7. È qualcosa che mi spinge a provare a crescere sempre di più. Il suo nome attuale è Inter, ma in futuro vorrebbe tornare a vestire la maglia del Racing. Sarebbe un sogno. Non so quando, ma è una cosa che ho in mente. Dipenderà da tante cose, dalla famiglia e da come sono. Ma il sogno esiste. Ehi,